Il 20 aprile del 2013, 5 animalisti del coordinamento Fermare Green Hill fanno irruzione nello stabulario del Dipartimento di Farmacologia dell'Università Statale di Milano. Si incatenano alle porte e occupano i locali per una giornata. C'è una persona legata per il collo qua, Dopo una trattativa escono con alcuni animali. Questi animali, però, servivano per la ricerca su malattie come Parkinson, Alzheimer, autismo e sclerosi multipla, e con questa azione gli animalisti hanno vanificato anni e anni di ricerca. A tenere alta la tensione nei confronti dei ricercatori hanno contribuito anche altri attivisti, dai quali Fermare Green Hill ha preso le distanze, che hanno minacciato i ricercatori della statale con scritte sotto casa e telefonate anonime. Edgardo D'Angelo, professore di fisiologia umana alla statale, è uno di questi. Grazie alla sperimentazione animale, negli anni ha ottenuto risultati essenziali per la conoscenza dell'apparato respiratorio. Ci racconta che cosa esattamente le è successo e quali minacce ha ricevuto e come ha cambiato il suo lavoro da quel giorno. Beh, comincio dall'ultimo. Il lavoro non è cambiato minimamente. La mia vita anche non ha risentito di questo spiacevole episodio. Certo sì è che, a parte i manifestini distribuiti in giro per Milano o perlomeno nella nostra zona, dove si incitava a prendere provvedimenti drastici in confronti miei e di altri due colleghi, quello che è stato spiacevole per qualche giorno telefonate a casa di insulti. L'irruzione nello stabulario ha avuto per i 5 attivisti anche delle conseguenze penali. Sono infatti in attesa di un processo per reati come invasione di edifici, deturpamento, violenza privata e danneggiamento. Li abbiamo incontrati al Parco Canile di Magnago, luogo in cui vengono ospitati gli animali sottratti dagli stabulari e dall'industria della carne. Lui è Giuliano, uno degli attivisti che nel 2013 partecipò all'occupazione dello stabulario. Il nostro scopo era proprio quello di dimostrare con le nostre telecamere la normalità di uno stabulario, che era comunque, secondo il nostro punto di vista, inaccettabile. Però in Italia c'è una legislazione che, rispetto agli altri paesi, è comunque abbastanza severa da questo punto di vista. Secondo noi già quella normalità basta e avanza per chiedere la chiusura degli stabulari. Pur di salvare una vita di una persona, non c'è sperimentazione animale che tenga? Questa è una domanda che si deve porre la società intera, perché comunque io, padre di famiglia, per salvare mio figlio sono disposto ad ammazzare non solo un topo, ti stermino tutto il quartiere, capito? Quindi, però non sono giustificato dal resto della società in quello che faccio. Non siamo contrari contro la ricerca in generale, noi siamo contrari allo sfruttamento di chi è più debole, più appunto di quello che viene considerato inferiore per il bene alla fine che comunque di pochi. Però io non vedo tutto questo beneficio nella ricerca moderna, nel modello di ricerca moderno per l'umanità. Cioè per dire, la chemioterapia secondo te non la è chemioterapia è una scommessa ogni volta che la si fa. Eppure l'Italia rappresenta un caso unico in Europa. La direttiva 63 del 2010, che definisce limiti e norme della sperimentazione animale, nel nostro paese è stata recepita inizio 2014 in maniera addirittura più restrittiva rispetto agli altri paesi. Il professor Silvio Garattini, scienziato di fama mondiale, è fondatore e direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Da più di 50 anni protagonista del panorama scientifico, sostiene da sempre che la sperimentazione animale sia un passaggio insostituibile nel percorso di ricerca. Secondo lui, la rigidità delle norme in materia è solo una questione politica. Ecco, perché secondo lei i messaggi animalisti riescono ad avere così presa e magari ci si viene rivolta l'attenzione così tanto verso la sperimentazione animale e non verso altri piedi di animali? Certamente stimolano molto degli aspetti emotivi.
i politici, che pure non sono molto al corrente di questi problemi, hanno la sensibilità nel muoversi per cercare di avere il maggior numero di voti possibili. E poi naturalmente, se si sottace tutto il resto, tutto quello che viene fatto per la sperimentazione al di fuori, voglio dire, la sperimentazione animale in cui si utilizzano gli animali, naturalmente la gente non è che si renda conto che questo esiste. Faccio un esempio: per ogni topo che viene impiegato per la sperimentazione animale ci sono 300 animali che vengono uccisi per mangiare. Per ogni macaco, per ogni scimmia, diciamo, che viene utilizzata, si uccidono 600.000 animali per avere del cibo. Ogni mese a Milano si uccidono 6 milioni di ratti con la derattizzazione. E di fatto questo naturalmente nessuno lo sa, ma certamente c'è nel nostro paese un atteggiamento antiscientifico che però si accompagna in modo contraddittorio alla continua richiesta di avere nuovi farmaci, nuove terapie, nuove possibilità, che naturalmente non sono possibili secondo noi senza la sperimentazione animale. Tanta disinformazione da parte dei cittadini italiani, quindi. Eppure, nel nostro paese, l'attenzione al benessere degli animali nei laboratori non è nata con la direttiva europea, bensì molto prima. Ce lo spiega Giulia Corsini, neolaureata in veterinaria e membro dell'associazione Protest, che lavora da anni a sostegno della ricerca e della sperimentazione animale. Gli animali devono stare bene, perché il principio base della direttiva europea è il principio delle 3 R, che è la reduction, replacement e refinement. Reduction vuol dire ridurre il numero di animali, replacement sostituire gli animali e refinement migliorare le condizioni di benessere. Come ci conferma Giulia Corsini, il benessere degli animali è una priorità dei ricercatori. Tuttavia, il lavoro dei nostri scienziati viene spesso ostacolato proprio dall'eccessivo inasprimento italiano della direttiva europea. Siamo andati all'Istituto Mario Negri di Milano. Tra le ultime scoperte del centro, la causa della metastasi del tumore all'ovaio e l'enzima mancante nei pazienti malati di SLA. Abbiamo parlato con Giuliano Grignaschi, responsabile dello stabulario del Negri, che ci ha spiegato quali sono i problemi della particolare normativa italiana. Queste restrizioni hanno dei pesanti effetti sulla ricerca biomedica italiana, perché sono, come dicevamo prima, assolutamente non basate su ragioni scientifiche. Facciamo degli esempi per capire meglio. Se noi, come stiamo facendo, impediamo l'allevamento sul territorio italiano di alcune specie di animali, cani, gatti e primati non umani, però ne consentiamo l'utilizzo, evidentemente questo non ha una base scientifica, però comporta gravi danni, perché significa per i ricercatori dover andare ad acquistare gli animali all'estero, farli viaggiare fino in Italia e poi utilizzarli all'interno delle loro ricerche qui in Italia. Quindi questo aumenta di molto i costi, diminuisce il benessere degli animali, perché questi animali sicuramente non amano affrontare lunghi viaggi, e rende molto difficile effettuare le ricerche. È chiaro che in situazioni di questo genere chi deve svolgere studi su questi argomenti si vede fortemente penalizzato, perché non può partecipare a bandi europei, perché non può entrare in grandi network, perché è tagliato fuori dalla ricerca che conta nel campo biomedico su questo tipo di argomento. Insieme a Grignaschi siamo anche entrati nello stabulario per vedere coi nostri occhi come funziona. Prima di entrare ci hanno fatto indossare delle tute sterili, guanti in lattice e mascherine. Hanno disinfettato le nostre telecamere e ci hanno fatto passare sotto un getto d'aria per eliminare ulteriori residui. Il tutto per salvaguardare la salute degli animali presenti, abituati a vivere in un ambiente molto protetto, privo di batteri provenienti dall'esterno. Ok, in questo momento il ricercatore sta appoggiando l'animale su uno strumento che si chiama Rotarod. È sostanzialmente una piccola barra che ruota ad una velocità che, come potete vedere, è molto bassa e che comunque è crescente nel tempo. Il test dura al massimo 5 minuti,
e questo test serve a capire quanto l'animale è ancora in grado di utilizzare sostanzialmente i muscoli dei suoi arti, sia anteriori che posteriori. Questi animali sono animali che sono modello di una patologia rara, fortunatamente, che è la sclerosi laterale amiotrofica, che porta appunto al blocco completo di tutti gli arti. Per cui in questo modo noi possiamo valutare quanto nell'animale la patologia sta progredendo. Pro o contro la sperimentazione animale, la scelta sta al singolo. Il punto è che ogni italiano dovrebbe essere libero di crearsi una propria opinione tramite un'informazione corretta e completa, che mostri da una parte la realtà degli stabulari e dall'altra spieghi che se oggi possiamo curarci è anche grazie alla sperimentazione animale. Research for Life ha proprio questo obiettivo. Diverse realtà, coinvolte a vario titolo nel panorama della ricerca biomedica italiana, hanno deciso di parlare con un'unica voce in una piattaforma che affronta i temi caldi della ricerca scientifica. Lo scopo è proprio quello di fare divulgazione e cercare di mettere al corrente le persone di quello che effettivamente facciamo all'interno dei laboratori.